Fratelli Bianconeri e non, buonasera. Stasera, decima puntata per i tifosi DOC. Ed è appunto la decima puntata, il numero 10. Numero bellissimo, vestito da grandissimi campioni. E oggi io ne voglio ricordare uno di cui sono stato innamorato e dire poco, non solo come giocatore, soprattutto per quello, ma anche per la simpatia di quest'uomo che ho avuto il piacere di conoscere e di vivere. I numeri 10 sono stati tanti nella storia della Juventus, importantissimi, e questo è il primo che andiamo un pochino a presentare. E a ogni 10 parlerò di un 10, quindi oggi è il numero 10, la decima puntata, ed è il primo. Alla 20ª puntata saranno 10 più 10, alla 30ª saranno 10 più 10 più 10, quindi ogni 10 faremo un numero 10. E oggi, che per l'appunto è la puntata numero 10 di questa, secondo me, rubrica carina, vogliamo parlare e ricordare, anche se per fortuna è ancora vivo, un grande del nostro calcio juventino, veramente un grande juventino, Michel Platini, Le Roi. Michel Platini, io penso che sia stato forse il numero 10 più elegante in assoluto. Bello da vedere, bellissimo Michel. Un gioco di gambe, un controllo di palla, una tecnica veramente, veramente di altri livelli. Ma veramente. Giocatore che ha segnato dei gol che soltanto Platini poteva fare. Bello. Sono stato letteralmente innamorato, visceralmente, di questo giocatore, perché non era soltanto eccezionale come giocatore, era anche simpatico, solare, come uomo, e ti faceva veramente stare bene stare in compagnia sua. Famosi sono alcuni aneddoti su di lui, per esempio ce n'è uno tra i più carini, che è quello di quando un pomeriggio, ma questi sono aneddoti che penso siano citati anche in giro per il web, ce n'è uno particolarmente famoso, detto anche in intervista, mi sembra, da parte di Michel, dove un giorno arrivò all'allenamento l'avvocato Gianni Agnelli, che Gianni Agnelli è stato veramente un grandissimo estimatore di Michel Platini, veramente il primo grande estimatore di Michel. E un giorno arrivò l'avvocato Agnelli al campo, all'allenamento, e prendendo in giro, o perlomeno tentando di prendere in giro Platini, gli disse: Michel, ha visto Maradona che numeri che fa col pallone? Riesce a far gol da 60-70 metri ad una porta piccolissima. Allora Michel prese un pallone, lo appoggiò per terra e disse: avvocato, guardi questa. Diede un calcio a questo pallone e a una distanza di, credo, 40-50 metri riuscì a centrare la porta dello sgabuzzino, che non era una porta grande, era una porta di un 70-80 centimetri di larghezza, e la centrò in piedi e la palla si infilò dentro lo sgabuzzino. E chiaramente l'avvocato zitte mosca, perché questo era Michel Platini. Giocatore che non amava essere svegliato alle 6 della mattina, ma l'avvocato puntualmente sempre gli telefonava. Alle 6 della mattina dice: Michel, è sveglio? Dice: avvocato, sono le 6, io tornerei a dormire se non ha nulla di cui... Questo era l'avvocato Agnelli, questo era Michel Platini. Platini è stato un calciatore dotato veramente di una tecnica fuori dal comune.
veramente fuori dal comune. Era un giocatore che poteva far fare al pallone ciò che veramente lui voleva, ma non solo era anche un grande attaccante, era anche un grande regista. Perché? Perché secondo me i grandi registi sono questi. Ecco che cosa io cerco di dirvi e di spiegarvi sempre. I grandi registi sono questi, sono quelli che segnano e che fanno segnare. Sono quelli che fanno segnare, ma che sanno segnare. Michel Platini era tutto questo. Io mi ricordo di una piccola storiella di un giocatore che arrivò alla Juventus negli anni di Michel, non so se arrivò il terzo anno di Platini, mi pare, non mi ricordo bene. Questo giocatore, a mio parere, è stato uno dei giocatori delle punte, non dico scarsi, più scarsi che sono arrivati alla Juventus, però un giocatore veramente medio, non certamente eccezionale, ma ebbe la fortuna di giocare con Michel Platini e quell'anno fece gol in campionato, in Coppa Campioni, in Coppa Italia, segnò dovunque. Questo giocatore si chiamava Massimo Briaschi e durante quella stagione, dove fece veramente una stagione sopra le righe, mi ricordo che in un'intervista a Massimo Briaschi gli chiesero: Massimo, quest'anno stai attraversando veramente una stagione meravigliosa, raccontaci qualcosa. E lui guardò l'intervistatore e gli disse: guardi, qui c'è poco da raccontare, sto giocando al fianco di Michel Platini. Credo che in questa risposta ci sia tutto, tutto di questo giocatore. Un giocatore, mi ricordo, è meravigliosa la scena di quando contro, se non mi ricordo male, contro l'Argentinos Juniors gli venne annullato un gol e lui si sdraiò per terra in questa posizione guardando l'arbitro perché non si capacitava del motivo per il quale il gol era stato annullato. Beh, signori, io ho avuto modo di vivere Michel abbastanza da vicino, l'ho visto spessissimo giocare da qui e lì, l'ho visto tantissime volte fare allenamenti, ho avuto il piacere, un altro di quei calciatori con il quale ho avuto piacere qualche volta di parlare, ma un personaggio veramente, veramente al di fuori da ogni logica calcistica, secondo me. Veramente, era un personaggio talmente personaggio che lui riusciva a catturare l'attenzione sicuramente per la grande classe che lui aveva col pallone, ma questa classe lui la riusciva a trasportare anche nel suo io ed era simpatico perché era un giocatore che sapeva veramente farsi amare come gioco, perché veramente era al di sopra delle righe, ma soprattutto aveva sempre la battuta pronta. Un altro aneddoto famoso è quello di quando gli si avvicinò l'avvocato Agnelli, sempre gli disse: Platini, ma scusi, ma lei fuma? Guardi che fumare fa male. E lui lo guardò e gli disse: avvocato, l'importante è che non fumi Bonini. Quindi che cosa voleva dire? Bonini era il suo porta acqua, diciamo così, no? Ed era Bonini che non doveva fumare, era lui che doveva correre per me. Quindi sono famosi questi aneddoti che sono sicuramente riportati anche sul web, molti di essi, però ripeto, alcuni sono veramente, veramente aneddoti belli, simpatici, e ce ne sono poi anche altri. Io mi ricordo in una partita dove c'erano un po' tutti e c'era con lui, in questo aneddoto mi sembra Zdivek Boniek, il quale Platini gli disse una cosa riferita proprio al gioco del calcio e Boniek gli rispose: ma dai, te perché hai avuto la fortuna di essere stato benedetto dalla dea bendata per giocare come giochi. E Platini guardò in faccia Boniek e gli disse: ma anche tu l'hai avuta quella fortuna, la differenza tra me e te è che io la so sfruttare e tu no. E questo fu un'altra battuta simpatica di Michel verso Boniek, con il quale peraltro andavano anche abbastanza d'accordo, voglio dire, erano due calciatori, perché non dimentichiamoci che quando la Juventus acquistò Boniek e Platini, cioè i fari erano puntati tutti su Boniek,
perché era Bonic il calciatore che tutti quanti ci aspettavamo, me compreso, che ci doveva dare veramente l'input per diventare di nuovo una grande squadra. Michel Platini, sì, cioè, a parte il fatto che non era neanche tanto conosciuto, perché mi sembra che, se non mi ricordo male, credo che sia arrivato al Saint-Étienne, mi pare, ma era un giocatore che tra l'altro era stato all'Inter, era stato scartato, grazie Inter, e per cui voglio dire, non era un giocatore molto osannato, ricercato, conosciuto soprattutto, era un giocatore che era da scoprire, mentre invece su Boniek, che era stato fatto proprio un investimento convinto, sicuri che potesse veramente dare qualcosa di importante, si è rivelato l'esatto opposto, anche se mi ricorderò sempre la prima partita della coppia Boniek-Platini in campionato. Giocavamo con la Sampdoria, partita di cui, sai, quando tu sei talmente convinto di far bene, prima partita del campionato, tran, perso 1-0, grande delusione da parte di tutti, però questi sono dei belli aneddoti. Beh, cari amici, io credo che di Platini ne sappiate tutti abbastanza, è sicuramente un giocatore molto più legato ai tempi nostri, un giocatore fantastico, fantastico. Credetemi, guardate, vi dico la sincera verità, quando Damon dice io sono innamorato di un calciatore, vi posso garantire che è la pura verità, io sono stato realmente innamorato di Michel Platini. E come lui di pochi altri, come lui Shirea, come lui Nedved, come lui Bettega, sono stati pochi i giocatori che sono veramente riusciti ad entusiasmarmi, anche perché anche Platini non fu mai un giocatore che giocò, mi sembra, 5 stagioni alla Juventus, se non mi ricordo, dove l'ultima fu abbastanza degradante. Tra l'altro Platini smise molto presto di giocare al calcio, perché lui, Platini, quando smise di giocare al calcio, gli fecero la domanda: perché Michel smetti? Sei giovane per smettere così. E Platini disse: io smetto perché non mi diverto più a giocare a calcio, non mi diverte. Ho avuto dei grandi momenti, mi sono realmente divertito, ho giocato con grandi campioni, ma non mi diverto più, non preferisco smettere perché è uno sport che non sento più mio. E ovviamente fu un dolore per tutti noi juventini, ma purtroppo lo dovemmo accettare, perché realmente, infatti, smise presto di giocare, ripeto, a 33 anni, e ha lasciato veramente, basta guardare i video che lo riguardano, dei gol che sono strepitosi, memorabili, meravigliosi, un giocatore veramente che ti faceva innamorare come gioco, anche, ripeto, come uomo, proprio perché era un giocatore che aveva sempre, un uomo che aveva sempre la battuta pronta, cioè era Michel Platini, è stato Michel Platini, unico nel suo genere, nel suo ruolo, sicuramente dotato di una spettacolarità veramente come poca gente. Ovviamente noi alla Juventus ne abbiamo avuti molti di numeri 10 che hanno saputo dare spettacolo al mondo, e non ve li nomino certamente adesso, ma ne abbiamo avuti diversi, no? Quindi noi sappiamo bene che cosa significa essere un numero 10. Andate a vedere tanti video di Michel Platini, perché sì che, ragazzi, c'è da imparare veramente calcisticamente parlando. Andate a sentire le interviste, andate, era un po', io l'ho sempre soprannominato anche un po' un pagliaccetto, perché lo sapeva fare. Scusatemi, dovreste vedere il mio viso rosso, perché davanti ho una macchina ferma con i fanali rossi alti che illumina tutta la mia macchina. E ripeto, andate a vedere veramente i video su Platini, perché credetemi, è un altro di quei calciatori che ne vale veramente la pena.
il pagliaccetto merita tutta la considerazione che il popolo juventino gli può dare e anche di più. E a me piaceva anche perché è stato un altro di quei calciatori che non si è mai fatto abbindolare troppo dal dio soldo. Probabilmente magari Agnelli gli avrà dato qualche milione sotto banco, non so, forse, ma io ci credo poco a questo. Ecco perché anche mi piaceva di più quel calcio, perché i soldi erano importanti, sì, ma forse una volta era più importante la carriera in sé. Oggi i soldi sono la prima cosa, il resto viene dopo. Dovremmo andare avanti a parlare di altre cose collegate a questo, ma non è questa la rubrica giusta. Per cui, ragazzi, come sempre Forza Juve e viva Platini, perché lo merita sotto tutti i punti di vista. Ciao Leroy.